La nuova Sardegna, trasporti e infrastrutture. In campo cordata Sardo-Toscana 4 ottobre 2011 Porto Torres Livorno-Cagliari. C'è un'altra compagnia che vuole entrare sulle rotte dai per il nord Sardegna. È la nuova Marina Sarda, costituita quest'estate nello studio legale Morini di Livorno. Secondo quanto pubblica Milano Finanza, che cita fonti interne all'operazione, della cordata fanno parte una decina di soci. Tre sarebbero imprenditori e agenti marittimi del Sassarese, gli altri sono toscani. La Marina ha in progetto un servizio misto, merci passeggeri, sulla rotta Livorno-Porto Torres ed è alla ricerca di un partner industriale. La corsa, secondo sempre MF, doveva partire a luglio, ma gli azionisti l'avrebbero rinviata a ottobre dopo il varo della flotta sarda da parte della regione. In questi giorni, c'è stato però un cambio di strategia. Confermata l'opzione su un traghetto e saputo che sulla stessa linea viaggeranno anche le navi noleggiate dalla Sarimar flotta sarda, la Marina ha proposto alla regione di entrare nel suo capitale sociale col 20%. L'offerta è stata ufficializzata. Il gruppo sardo-toscano è in attesa della risposta. UA.